Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Tutti assieme, Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sia con voi. Eccellenza Monsignor Andrea Bruno, Vescovo di Udine, e reverendi sacerdoti, religiosi, religiose, autorità civili, militari, fedeli tutti, un cordiale benvenuto. Ci disponiamo a celebrare insieme con gioia la Natività della Beata Vergine Maria, giorno di festa particolare per il nostro santuario. Ci siamo preparati con il devoto pellegrinaggio a piedi, con la preghiera, accostandoci al sacramento della riconciliazione. Per me è la prima volta come rettore del santuario e colgo l'occasione per affidarmi anche alla vostra preghiera, affinché il Signore mi aiuti a svolgere al meglio il servizio che i superiori mi hanno affidato. Con questa celebrazione concludiamo anche la commemorazione dei 100 anni dall'inizio della custodia e della cura del santuario di Castelmonte da parte dei frati cappuccini veneto-friulani. Ora ci affidiamo a Maria affinché ci aiuti a vivere con tutta la devozione del cuore questo incontro con il Signore Gesù nella Santa Eucaristia, fonte della vita spirituale e della gioia della fede. Bene, grazie a Padre Rino, che ci ha accolti, ma anche noi lo accogliamo di cuore come nuovo padre guardiano qui della comunità e rettore del santuario, che sostituisse Padre Franco che è partito. Ecco, abbiamo salutato
accogliamo di cuore, accolgo anche il padre provinciale che è venuto ad accompagnarlo, ecco, e tutta la nostra benemerita comunità di Frati Cappuccini. Saluto tutti i confratelli sacerdoti e autorità che sono qui con noi e che partecipano, ecco, e direi purificati anche proprio nel corpo e nello spirito del pellegrinaggio che abbiamo vissuto a piedi. Adesso ci affidiamo alla Vergine Maria e ci prepariamo ad incontrare il Signore Gesù nell'Eucaristia. Presentiamo al Signore la nostra vita, anche le parti della nostra vita più deboli, magari più oscure, i nostri peccati, e chiediamo perdono. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, la carità non sia ipocrita, detestate il male, attaccatevi al bene. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Condividete le necessità dei santi. Siate premurosi nell'ospitalità. Benedite coloro che vi perseguitano. Benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia. Piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Non nutrite desideri di grandezza. Volgetevi piuttosto a ciò che è umile. Dominus vobis cum. Deus filio tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a te, Domine. La nascita di Gesù e gli è succeduta così. Somari Marie e gli era promettuta a Giuseppe, ma prima che loro etacassino a stare insieme, al succede che gli aveva chiappato midiando al Spirito Santo. Giuseppe, il son, che gli era giusto e non voleva disonorare denanzi a tutti, al decide di mandare in daur di squindò. Quando aveva già chiappato questa decisione, vecchio un angelo dal Signore e comparì in su, par di Giuseppe, figlio di David, non stava pure a chioli con te Maria, la tua femmina, ciò che le sta generato in ie alle opere del Spirito Santo, e parturì sarà un frutto, e tu metterai non Gesù, al sarà lui di fa che salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo alle succeduto perché si colmasse che il Signore aveva detto mediante al profeta: beh, la Vergine chiapparà su e parturì sarà un figlio che metterà nome Emanuele, che vuol dire Dio con noi. Verbum Domini. Per qualche minuto, così per un po' di meditazione sul Vangelo che il diacono ci ha appena proclamato. Possiamo chiamarlo
il Vangelo dell'Annunciazione a Giuseppe. L'angelo annuncia a Giuseppe che Maria, la sua fidanzata, è incinta e attende la nascita di Gesù. E così rivela a Giuseppe la volontà di Dio su Maria e di conseguenza su Giuseppe, una volontà che aveva già cominciato a realizzarsi, perché Maria era già incinta di un bambino che veniva da Dio, che Dio aveva deciso, del quale Dio aveva deciso anche il nome: lo chiamerai Gesù. E il concepimento di Maria era stato virginale, cioè senza concorso di un uomo, ma il bambino veniva dallo Spirito Santo, dice l'angelo. Ecco, ogni bambino nasce, diciamo forse anche dovrebbe nascere, da un atto di amore tra un uomo e una donna. Da quell'atto di amore che li unisce tra loro in tutto, nella mente, nel cuore, nel corpo, e quell'atto d'amore li rende fecondi, e dall'amore nasce il bambino. Ecco, Gesù nasce da un atto di amore infinitamente più grande, perché è tra Dio e una creatura umana. Lo Spirito Santo, che è la comunione dell'amore che unisce il Padre e il Figlio e la Santissima Trinità, lo Spirito Santo si apre verso Maria e la inonda dell'amore di Dio. E Maria, che era immacolata, e cioè non conosceva nessuna resistenza verso Dio, nessun egoismo, risponde. E da quell'atto d'amore comincia a esistere il Figlio di Dio incarnato, Gesù. Maria è capace di aprire tutta se stessa all'amore di Dio e rispondere con un amore purissimo, cioè capace di consegnare tutta se stessa. Ed ecco, proprio in questo dialogo di amore tra Dio e quella giovane donna che lui aveva scelto fin dall'eternità, in questo dialogo lo Spirito Santo compie il miracolo più grande miracolo dell'amore. Trasforma anche il corpo di Maria e la rende incinta del Figlio di Dio, che viene, come dice l'angelo, per salvare il suo popolo dai peccati. Come penso molti di noi hanno in presente nella memoria, Dante commenta il concepimento virginale di Maria con queste parole: nel ventre tuo si riaccese l'amore. L'amore si è riacceso in mezzo al mondo nel ventre tuo, o Maria. Maria diventa il tabernacolo vivente dell'amore di Dio, veramente il tabernacolo. Il tabernacolo che custodisce l'amore che è dentro il mistero di Dio. Maria lo custodisce. Il tabernacolo che custodisce tutta la compassione di Dio Padre verso gli uomini e verso la loro triste condizione. La compassione di Dio custodita nel tabernacolo di Maria. Ecco, per pura grazia, Maria diventa tabernacolo dell'amore e insieme tabernacolo e sorgente. Perché dona quell'amore che si chiama Gesù. Lo dona con il suo cuore e il suo corpo.
lo dona sempre dalla nascita di Gesù, quando Maria lo consegna a noi uomini, fino alla croce, quando Maria partecipa al dono che Gesù fa di tutto se stesso, e Maria ancora lo dona, tabernacolo e sorgente dell'amore. Ecco, vedete, stiamo iniziando nella nostra diocesi il nuovo anno pastorale, che, come già ho annunciato, sarà l'anno della carità. E continuiamo come un cammino. Abbiamo fatto 2 anni fa l'anno della fede con tutti i cristiani del mondo, perché era stato proclamato da Benedetto XVI. Abbiamo continuato con l'anno della speranza e concluderemo con l'anno della carità. E qui a Castelmonte lo affidiamo subito a Maria, l'anno della carità, perché Maria è veramente il modello da imitare in questo anno della carità. Come dicevo, tabernacolo che custodisce l'amore, sorgente che lo dona, modello da imitare. Certo, la grazia che Maria ha ricevuto per certi aspetti è unica. Però possiamo anche dire insieme che è anche una grazia alla quale possiamo partecipare anche noi. Ecco allora che Maria ci è modello, perché possiamo imitarla. Perché anche noi, quando abbiamo ricevuto il battesimo e la cresima, abbiamo ricevuto da Gesù lo stesso Spirito Santo che ha inondato Maria. E lo Spirito Santo, come dice San Paolo, ha riversato l'amore di Dio nei nostri cuori. Lo stesso amore che lo Spirito Santo ha portato nel cuore e nel corpo di Maria. Noi abbiamo ricevuto lo stesso Spirito Santo che ha riversato lo stesso amore nei nostri cuori. E allora vedete, ognuno di noi custodisce nel suo cuore lo stesso amore che custodisce il cuore di Gesù e quello di Maria. C'è una differenza, che noi non siamo immacolati. E siccome non siamo immacolati, questo amore che abbiamo nel cuore, purtroppo, penso di poter dirlo per tutti, purtroppo spesso lo inquiniamo, cadendo appunto nel peccato, nell'egoismo, nelle debolezze, in tante cose. Lo Spirito Santo ha riversato l'amore, lo custodiamo e anche lo inquiniamo. Però il Signore ci offre la possibilità di pentirci, di confessare il peccato e di essere purificati dal suo perdono, specialmente quando ci accostiamo al sacramento della confessione. Il sacerdote invoca su di noi il perdono divino, che è ancora il dono dello Spirito Santo, che ci purifica perché torni puro l'amore che Lui ha riversato in noi. Ecco, vedete, siamo qui a Castelmonte. E qui, come in tanti altri posti nella nostra diocesi, ma vorrei dire quasi qui in maniera particolare, si rinnova tante volte al giorno questo miracolo, il miracolo del perdono di Gesù che ripurifica i cuori. E quando hanno inquinato l'amore ricevuto, viene purificato. E tanti cristiani scendono dal santuario, tornano alla loro vita, rinnovati nel cuore dal perdono di Gesù. Cioè tornano ad essere tabernacoli del suo amore, come Maria. E tabernacoli, come Maria, poi possiamo essere sorgente dell'amore. Custodiamo e doniamo, perché l'amore del Signore, se lo abbiamo nel cuore, non lo tratteniamo,
si riversa spontaneamente nei fratelli. E chi accosta cristiani che hanno questo amore custodito nel cuore, subito viene toccato da questo amore e se ne rende conto e sente che chi lo incontra è un po' sorgente di amore. Se ne rende conto perché, per esempio, sente che questo cristiano che gli dona l'amore è capace di vivere quei grandi sentimenti che abbiamo sentito elencare da San Paolo nella seconda lettura ai Romani, molto bella, dove dice: chi ha la carità di Gesù nel cuore ama il fratello con affetto, mostra verso di lui stima, è pronto ad ospitarlo nella sua casa e nel suo cuore. Dal suo cuore escono solo benedizioni anche verso i persecutori. Sa gioire con chi vive momenti di gioia, sa piangere con chi è provato dal dolore, non coltiva sentimenti di grandezza sulle spalle degli altri, ma ha la forza di fare il bene con umiltà senza attirare attenzione. Chi vive così è sorgente di amore, tabernacolo e sorgente dell'amore. Ecco, e qua, noi lo viviamo man mano che il Signore ci purifica. E così continuiamo, potremmo dire, la missione di Maria, che è stata tabernacolo e sorgente. Per questo Maria è proprio nostra sorella da imitare e nostra madre a cui affidarci in questo anno della carità. Perché diventiamo tutti più santi, proprio più santi, cioè più purificati nell'amore. E preghiamo Maria in questa Santa Messa, certamente per ognuno di noi, prima di tutto, ma poi anche per tutta la nostra Chiesa diocesana di Udine. Perché, come scrive Santa Teresa di Lisieux nel suo diario spirituale, la nostra Chiesa diocesana abbia un cuore. È un cuore infiammato dall'amore di Cristo in questo anno della carità. Una Chiesa che ha un cuore, è un cuore infiammato dall'amore di Cristo. Ecco, che abbiano il cuore infiammato dall'amore di Cristo i sacerdoti, i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, le religiose e i religiosi, i nostri sposi, i giovani, coloro che si dedicano ai poveri e ai bisognosi, tutti. Se la nostra Chiesa e le nostre comunità cristiane e le nostre famiglie avranno un cuore, e un cuore infiammato dall'amore di Cristo, trasmetteranno il calore del cuore di Gesù. E tanti verranno a scaldarsi e ritroveranno la via della fede e della speranza. E così si realizza la preghiera di Gesù, quale dice: prego, Padre, perché chi crede in me siano una cosa sola, capite, un solo cuore, grazie all'amore di Gesù, come tu, Padre, sei in me ed io in te, siano una cosa sola, allora il mondo crederà che tu mi hai mandato. Ecco, in questo anno della carità, Maria, Madre dell'Amore e Madonna di Castelmonte, intercedi per noi. Za nascofa Andrea Bruna, za vse škofe, diakone, presbitere, redovnike, anze vse tiste, ki se trudijo za svet evangelij. Molimo, da Bog da naše skupnosti,
духовнике, дијаконе, редовнике, а људи кријаве за добре у сијах. Не им да муац, а за упање, за ити на при у них намијане. Pardutki che a fase in carità vioden dai puers e dai malas. Pardutki che a patissin dal quar e dentri vie. Pardutki che a son perseguitas par vie de fede in Crist. Pes vittimis dai ricas e de violenze. Prein. Pai paes di mont e pes comunitas plui discomodis e piculis dal nestri friul. Pardutchi che adan un eman des associacions e tal volontariar. Pardutchi che asfadin tal chiam de culture. Prein. Dusabire ababa mu mahanga abahisemo kwimuka bava mu bihugu byabo kubera imboza akazi impunzi zose abo bose batakigendera agateka kabo kubera bakanyazwe dusaba umukama per tutti noi che partecipiamo a questa celebrazione, per la nostra chiesa diocesana, per tutti coloro che testimoniano quotidianamente e fedelmente la fede nel Signore, preghiamo. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dai tuoi mani questo sacrificio, alla gloria del suo nome, e rivede il nostro Ci soccorro, Padre, l'immenso amore del tuo unico Figlio, che nascendo dalla Vergine non diminuì, ma consacrò l'integrità della madre e liberandoci da ogni colpa ti renda gradito il nostro sacrificio e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. E cosa buona e giusta. Veramente santo e fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo
è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. E invochiamo con le parole di Gesù, in unione a Maria, che venga il regno di Dio Padre tra di noi, ma estendiamo in questo momento la preghiera ai luoghi di conflitto tristissimi che abbiamo, dove vittime innocenti cristiani per la loro fede, altre persone inermi sono esposte alla violenza. Preghiamo per tutti e invochiamo con fiducia la volontà di Dio Padre sugli uomini. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza
e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signora Santa, Regina Santissima, Madre di Dio Maria, che sempre sei Vergine, eletta dal Santissimo Padre Celeste e da Lui, col Santissimo Figlio Diletto e con lo Spirito Santo Paraclito, consacrata. Tu in cui fu ed è ogni pienezza di grazia e di bene, ti saluto suo palazzo, ti saluto sua tenda, ti saluto sua casa, ti saluto suo vestimento, ti saluto sua ancella, ti saluto sua madre. Ti salutiamo Maria, Madre del Redentore, pieni di gioia ti proclamiamo beata. Dio ti ha scelta prima della creazione del mondo per attuare il suo provvidenziale disegno di salvezza. Tu hai creduto al suo amore e obbedito alla sua parola. Il Figlio di Dio ti ha voluto sua madre quando si fece uomo per salvare l'uomo. Tu l'hai accolto con pronta obbedienza e cuore indiviso. Lo Spirito Santo ti ha amata come sua mistica sposa e ti ha colmata di doni singolari. Salutiamo Maria, Madre nostra. Siamo qui riuniti come una grande famiglia per affidare a te la nostra Chiesa che ti riconosce e ti prega come madre e regina. Con la tua paterna protezione guidala sempre a Gesù. Cresca di giorno in giorno nella carità. Sappia testimoniare l'amore di Dio che si fa carico dei piccoli e dei poveri. Si apra con generosità tutte le situazioni di emarginazione e di disagio. Annunci con gioia che il Vangelo è la buona notizia dell'amore di Dio per ogni uomo e si fa storia nei gesti concreti di carità e di vicendevole amore. Che la comunità cristiana sapore con intelligente creatività e tenerezza materna. Amen. Concludiamo la nostra grande ma anche molto intensa celebrazione della Santa Messa con la presenza di Maria che ci ha accompagnato. La concludiamo con una solenne benedizione che ci accompagni tutti per l'intercessione di Maria e scenda su tutte le necessità nostre e delle persone che ci sono care. Una benedizione speciale anche alla cara comunità
dei frati Cappuccini, che come nuovo superiore e rettore del santuario fa una nuova tappa del suo cammino, del suo preziosissimo servizio che comincia il secondo centenario, finito uno, andiamo avanti con fiducia e ringraziamo del servizio che fanno per lui. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio Padre misericordioso, per l'immenso amore verso la madre del suo figlio, vi doni la salute dell'anima e del corpo. Amen. Gesù Cristo, frutto del grembo virginale di Maria, vi conceda ogni virtù e dono per rendervi più graditi al suo cuore. Amen. Lo Spirito Santo vi doni la dolcezza della pace e vi unisca in operosa concordia in seno alla Chiesa Madre. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Bene, auguri a tutti, buon ritorno e arrivederci. Grazie.